state facendo questa biodiversità piacevole nel momento agricolo, ma anche da raccontare? Allora, prodotti di qualità, e queste sono le denominazioni d'origine, per fortuna l'Italia è da questo punto di vista un patrimonio, ma territori di qualità, non basta avere il prodotto di qualità, non basta che il prodotto sia biologico o a denominazione d'origine. Se quel territorio non è un territorio dimostrato che salvaguarda la biodiversità, non ci siamo. Questo cartoon ha vinto. Ma l'idea vincente è quello di collegarlo al territorio e di salvaguardare il territorio. Questa è biodiversità vegetale, ma non basta, bisogna che la biodiversità animale anche sia salvaguardata e sviluppata, perché questo ci permette di mantenere sano tutto il contesto. E in questo caso noi ci presentiamo come aziende specializzate nel radicchio, Geofur, zona di Verona, Opoven, che invece è zona di Treviso, ma insomma sparsa un po' di commento, comunque insieme collaboriamo e creiamo sinergie a servizio del consumatore, molto del consumatore estero, la cristiana, e attraverso Geofur, e di più il consumatore in Italia attraverso Opoven. Queste sono le nostre aziende, anche sui materiali, e ci trovate presso lo stand del Veneto nel pavilione di Treviso. Giusto una battuta, allora a che punto siamo dal punto di vista commerciale? Perché in effetti sappiamo che avete spedito i semi anche nello spazio, ci sono stati anche degli esperimenti molto belli qualche anno fa. A livello commerciale, in giro per il mondo, Radicchio e Veneto ormai sono, come dire, un binomio abbastanza riconoscibile. Sì, allora, anche questo, il fatto dell'IGP aiuta. Infatti il prodotto IGP innanzitutto distingue i vari articoli, quindi distinguiamo il Treviso, Chioggia, però li possiamo chiamare con il proprio nome. E all'estero, secondo me, il fatto di dare un'identificazione geografica protetta, quindi spiegare da dove arriva, è importantissimo. L'estero, diciamo, è sempre ovviamente molto interessato al nostro prodotto, infatti ce l'ha anche un po' copiato, nel senso che anche all'estero hanno cominciato a produrre radicchio in questi ultimi anni. È vero che non avranno mai la qualità e il prodotto che abbiamo noi. Io penso che effettivamente il fatto di andare avanti con la promozione dell'IGP e comunque anche questa fiera che avete organizzato, che punta anche sulla tecnologia, la tecnologia manca nel settore frutticolo, nel settore agricolo, secondo me è un'ottima partenza. Benissimo, facciamo un applauso. Allora, didattica sui radicchi, due proprio un minuto. Tondo, Chioggia, come l'arena, ovale come l'arena, Verona. Il radicchio precoce di Treviso, questo con la costa, non c'è il tardivo, perché il tardivo dovete desiderarlo, arriverà fra un mese.